Eccoli qua ormai all'attacco finale degli ultimi tornantini che portano qui Bernard Pelletteris. Attenzione, l'atleta dell'esercito, mancano 50 metri al traguardo. Una dedica veramente spettacolare hai fatto qua all'arrivo, soprattutto a quelli che sono arrivati dietro di te, che hanno faticato il doppio. Questo vuol dire che non si pensa soltanto a vincere, ma come dicevi tu, la tua prima presenza qui, lo spettacolo delle montagne è quello che conta. Ma sì, sicuramente diciamo che se posso fare una dedica la faccio a tutti quelli che stanno ancora faticando adesso e che forse faticheranno alcuni per il doppio del tempo che ci ho messo io. Certo, l'intensità della fatica è tanta anche per noi là davanti, però noi abbiamo anche la soddisfazione di portare a casa la vittoria o comunque il podio, è un grande piazzamento. E invece i più grandi sono quelli che corrono solo per il piacere di arrivare fin qua, perché comunque ci tengo a precisare che è già una vittoria partire da Val Bondione e arrivare fino qua sulle proprie gambe, camminando, correndo, è una vittoria perché sono 1000 metri di dislivello e bisogna essere tosti. Quindi complimenti a tutti, complimenti all'organizzazione che è stata impeccabile e fortunatamente il tempo oggi è bello e ringrazio tutti, anche il pubblico, il grande pubblico che è qua a tifarci e che ha reso questa giornata indimenticabile, grazie. Sono contenta, non è la prima Sky Race che faccio, per cui sono soddisfattissima e il percorso era veramente, per me, ripeto, per essere la prima era veramente duro e sono contentissima anche perché stavo concorrendo per il Grand Prix e sono riuscita ad arrivare prima, quindi sono in una bella posizione. Ecco, se vuol dire che questa è una prima gara, vuol dire che è la prima volta che lei viene qua e vede questi paesaggi, quindi la difficoltà e il panorama com'erano? Il panorama è bellissimo, devo dire che guardavo molto il sentiero perché era veramente in piedi, adesso che sono arrivata qua veramente fantastico, un panorama incredibile, veramente il sentiero niente da dire. È stata una gara abbastanza tirata e dura, difficile, soprattutto sapevo benissimo che i miei avversari erano quelli con cui poi ci si è giocati la vittoria, ovvero Xavier Chevrier e Bernard Pelletteris. Io ho cercato di tenere il loro passo e per tratti di gara ho anche condotto un po' la competizione a mio modo, ma non sono riuscito a fare la differenza e nel pezzo finale avevo forse le gambe un pochino pesanti dovutamente agli allenamenti più duri che ho svolto nelle ultime settimane, perciò le sensazioni non erano le migliori. Nell'ultimo durissimo tratto Bernard mi ha sorpassato ed è riuscito a vincere questa gara, comunque onore e il merito a lui ma anche a chi appunto si è giocato questa vittoria come Xavier Chevrier, che è un giovane ragazzo della Val d'Aosta, hanno praticamente 13 anni meno di me, quindi ecco, per me voglio dire è già un segno che appunto i giovani stanno incalzando ed è meglio che mi rimbocco le maniche per poter tenere alto ancora il mio nome. La gara è il chilometro verticale, ma per noi gente del Club Italiano l'obiettivo, il nostro traguardo è quello di portare la gente in montagna. Credo che oggi tutti gli appassionati, tutti i tifosi della montagna abbiano vissuto, stiano vivendo un chilometro verticale di emozioni e di grande trasporto per vedere la forza, l'energia, anche la fatica, ma anche la straordinaria forza di questi atleti, ma che di fatto diventa anche una condivisione e uno stimolo per tutti gli appassionati e continuare, diciamo, a raggiungere le nostre montagne, in particolare il rifugio Coca, che è il nido d'aquila più bello e più affascinante che abbiamo nelle nostre robbie. Una soddisfazione che più che, diciamo, la giornata bella in sé sono gli atleti, il numero di atleti e il numero di spettatori qua presenti su queste montagne. Sì, che dire, sono grandissime soddisfazioni, ho avuto la fortuna di raccogliere nella mia lunga carriera tante soddisfazioni sportive, non avrei mai pensato di essere così fiero e orgoglioso di riuscire a organizzare un evento così, devo solo ringraziare tutti gli atleti che hanno partecipato, ma soprattutto tutta la gente che è salita ad applaudire, perché il mio sogno quando correva era quello di correre davanti a tanti spettatori, questo ad oggi è possibile qui al Coca. Tutto il sentiero era completamente pieno, qui al Coca è una grande festa della montagna e la festa della montagna è l'unico obiettivo per cui vengono organizzate queste iniziative, per invogliare i giovani a salire in montagna, a godersi lo spettacolo e magari l'anno prossimo infilare il pettorale e partecipare.
hai coltivato uno sport che fino a qualche tempo fa magari gli bergamaschi non sapevano neanche che esistesse. Quindi voglio dire, stai avvicinando con le tue iniziative anche tanti giovani. Abbiamo visto la terza classificata femminile è del classe del 90, quindi voglio dire 22 anni. È questo che vuol dire sport salutare. Portare l'attenzione sulle nostre montagne di questa disciplina che io sono stato uno dei primi a praticare dagli ultimi anni 90, e quando qui in Italia non era ancora conosciuto, ma in giro per il mondo c'erano già delle gare epiche, delle gare mitiche, e io facendo il mondiale nel 2004 ho perso per soli due punti, mi sono accorto che uno dei miei sogni sarebbe stato portare una di queste competizioni sulle nostre montagne. Da lì è nato il tentativo di record per attirare l'attenzione dei media e della gente, semplici appassionati di montagna. Così è stato, perché dal 2005 qui è stato un po' tutto diverso da quello che mi sembra. Le istituzioni oggi qua presenti, provincia e regione da te rappresentate, le istituzioni anche a servizio della montagna, impegnate a promuovere e valorizzare la montagna, in che modo? Ma sia la provincia di Bergamo che il Consiglio regionale Lombardia hanno patrocinato questo evento, ci hanno creduto e ritengono che tutte le iniziative come questa che si svolgono in montagna possano valorizzare non solo lo sport, e qua oggi abbiamo visto l'esempio di atleti che con un grande sforzo hanno compiuto un qualcosa di speciale, ma soprattutto tutta la vita della montagna, la passione che ci sta dietro, la passione dei territori, di chi ci vive, di chi ha promosso anche questa iniziativa e delle amministrazioni che ci credono e che vedono nella montagna lo sviluppo per il loro futuro, per i loro ragazzi e per continuare a convivere con un mondo e con una natura che premia e che arricchisce.